Buonasera, ore 21, un saluto dallo studio centrale di TQ6, un nuovo numero di replay, un momento delicato nel campionato di Serie B. Stiamo entrando nel vivo di questa stagione, sta per scoccare anche una nuova scintilla di entusiasmo intorno al Pescara che ha battuto lo Spezia e anche ieri allo Stadio Adriatico si è visto un nuovo clima, probabilmente in tanti cominciano a crederci. È un momento speciale di questa stagione e questa sera c'è un posticipo che interessa da vicino il Pescara. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti che vado a presentare. Iniziamo dall'avvocato Carlo Masci. Buonasera Masci, grazie Buonasera, per aver accettato il nostro grazie a voi. invito, ex assessore della Regione Abruzzo. Ritrovo con piacere un uomo che è stato nel mondo del calcio quasi un quarto di secolo, anche se è giovanissimo, l'ex assistente nazionale Francesco De Luca. Buonasera e grazie per essere Buonasera qui Enrico, in grazie nostro per l'invito. studio. Un ritorno anche da parte di un validissimo collega, Ivano Di Sciascio di Tutto Sport. Buonasera Buonasera, Ivano. ciao Enrico. Poi ritroviamo il nostro compagno di viaggio, Totò De Leonardis. Buonasera Totò. E poi un altro uomo che vive di calcio da decenni, il coordinatore del settore giovanile della Delfino Pescara, Antonio Di Battista. Buonasera Antonio, Buonasera a tutti. ben rivisto. Manca l'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco, il nostro campagnaro, ogni tanto si infortuna, quindi questa sera non c'è, ieri campagnaro ci vede dal campo, però la prossima settimana ci sarà anche lui qui in trasmissione. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Non siamo pronti in regia, possiamo proseguire dallo studio. Andrea, ci sei? Ok, forse ecco, ora ci siamo. Sì, buonasera Enrico, dalla regia. Chiaramente è un lunedì di posticipo ed è un posticipo che riguarda molto da vicino il Pescara, perché è iniziata proprio da pochi istanti la partita tra Livorno e Benevento, con il Benevento che potrebbe, vincendo, scavalcare il Pescara e portarsi al secondo posto. Chiaramente il risultato è di 0-0. Qualche notizia dalla giornata. Con Walter Zenga, tecnico del Venezia, che è stato confermato sulla panchina dei Lagunari fino alla prossima gara contro il Palermo. Fiducia a tempo, 4 sconfitte e un solo pareggio nelle ultime 5 partite per il Venezia. Notizie invece da Cittadella, prossimo avversario del Pescara, ci saranno 2 assenze per squalifica per la squadra di Venturato, Frare e Settembrini. Tornerà a disposizione un altro difensore centrale, Drudi, da valutare le condizioni di Ghiringhi. Ringhelli e Pasa. A te Enrico. Grazie Andrea, allora aggiornaci su questo risultato di Livorno-Benevento. Oggi la città più calda in Italia è stata Pescara. Temperatura calda anche ieri all'Adriatico, dove si è visto un entusiasmo rinnovato perché la squadra ha trascinato il pubblico, non c'erano tantissimi tifosi, ormai è presente sempre lo zoccolo duro, più di 6.000 spettatori. Ma quelli che erano presenti si sono divertiti e stiamo entrando nel momento clou della stagione. Ivano, iniziamo da te. Un Pescara che si è ritrovato dopo la sconfitta di Benevento. Hai notato anche tu, non so, un'atmosfera diversa intorno a questa squadra, non so, i primi cori per Fiorillo, per Campagnaro, per lo stesso Bruno, che sono stati tra i migliori in campo. Qualcosa sta cambiando? Credo che l'affezione alla squadra non sia mai mancata, almeno questo ha detto fino adesso il campionato. È chiaro che c'è una situazione di guelfi e ghibellini a Pescara, lo sappiamo, nei confronti della proprietà, però credo che una tregua adesso ci sia, mi sembra, avverto questo. I tifosi arriveranno, sappiamo benissimo che adesso noi parliamo sempre di questo aspetto numerico. Ma credo che Enrico, tu sei Totò, siete la memoria storica. Credo che Totò, io sono giovane, Ivano. Totò, sicuramente. comunque sia Grazie. un'abitudine questa ormai consolidata sul fatto che c'è uno zoccolo duro, dicevi bene tu, che va allo stadio e poi mano a mano si aggiungono quelli che poi sono i tifosi che arriveranno, sia per il discorso del risultato, sia per il discorso del tempo. Il clima sicuramente era diverso. C'era da dare una risposta rispetto alla sconfitta di Benevento, c'è stata, la squadra ha dato una bellissima dimostrazione con grande personalità. Vediamo, è chiaro che poi c'è anche un discorso di obiettivi, no? Perché poi non è questa una squadra che doveva stravincere il campionato o
o fare, avere come obiettivo quello della Serie A. È una squadra che ha costruito i suoi obiettivi nel tempo, li sta costruendo nel tempo, e quindi anche l'aspettativa è tale che non c'è una pressione da parte del pubblico e c'è un'aspettativa grossa. È una squadra simpatica, un allenatore anche molto simpatico a mio giudizio, al di là di poi quelli che sono gli aspetti tecnici, quindi sicuramente ha grande affezione. E tra poco lo sentiremo, e poi facendo anche i debiti scongiuri, Pescara si è presa grandi soddisfazioni quando non è partita con i favori del pronostico. Questo non vuol dire però che deve per forza, come dicevo tu poc'anzi, arrivare in Serie A, ma divertirsi, vivere insomma alla giornata. E quella di ieri, Totò, è stata una giornata positiva, perché dopo Benevento c'erano state un po' di polemiche e il campo ci ha dato una risposta importante anche in prospettiva. Ma sì, in effetti, guarda, secondo me il segnale dato prima di Benevento non è che fosse molto azzeccato, cioè quello adesso divertiamoci, perché invece il segnale che ha dato la squadra ieri è adesso proviamoci, nel senso giochiamo con determinazione, con coraggio, perché alla fine, al di là dei moduli che tu scegli, e soprattutto il fatto di credere che tu comunque ci sei arrivato, diciamo, a fari spenti, però adesso sono 10 partite e vedi come il campionato, vedi la classifica, non c'è la squadra che ha messo il campionato, quindi c'è una grande lotta, ci devi provare, quindi devi avere la concentrazione e la forza, anche la determinazione, la forza fisica, comunque di provarci, al di là che sapendo che se non ci arrivi non è successo niente, però ci devi provare. Analizziamo questo coraggio. Analizziamo la partita di ieri, poi allargheremo un po' il discorso. Sì. Francesco De Luca, che segue assiduamente il Pescara, perché nonostante la carriera lo abbia portato su palcoscenici prestigiosi, però lui è stato sempre un tifoso dei biancoazzurri e quindi ieri ha visto la partita. Ecco, come analizzi i 90 minuti di ieri, Francesco? Io ieri ho visto una squadra intanto messa in campo bene, cioè ogni giocatore aveva un ruolo ben definito e lo hanno rispettato e hanno interpretato bene nell'insieme la partita, con degli elementi che secondo me hanno fatto una partita eccellente, come dicevi tu Campagnaro, lo stesso Bruno, che magari era un pochettino un elemento sotto alcuni versi sotto pressione rispetto e anche ad sottovalutato, altri, anche da sottovalutato altri, eh. Però Bruno ieri ha dimostrato di essere un professionista serio, un giocatore che merita la categoria a quale sta giocando adesso, e ha fatto secondo me un'ottima partita. Devo dire, ogni elemento messo bene in campo e la squadra l'ha reso ottimamente per quello che doveva rendere. Carlo Masci, ti sei divertito, ci diamo del tu, perché ormai vi conosco. Intanto faccio un appello a Sebastiani, perché io ogni mattina vado al mercato di Centrale, parliamo di calcio. Pensavo al mercato centrale. E stamattina il titolare del bar mi ha detto: io sono abbonato del Pescara. Oramai lui è convinto che noi andiamo ai playoff, io penso che noi ce la possiamo fare anche ad andare direttamente in Serie A. Però lui mi diceva, proprio in relazione a quello di cui parlava Ivano, noi abbonati nel momento in cui si faranno i playoff ovviamente dobbiamo avere un occhio di riguardo da parte della squadra, cioè per i biglietti vogliamo avere una apertura di finestra prima di tutti gli altri, e questo mi sembra che sia giusto, quindi questo appello lo riporto a Sebastiani con molto piacere. Iniziativa che si può prendere penso in considerazione. Penso di sì, ed è giusto farlo. Sulla squadra, la squadra ha giocato benissimo, credo che si sia giovata del cambio del modulo dal 4-3-3 al 4-3-1-2, che ha cambiato l'impostazione della squadra, perché abbiamo visto Marras in quella posizione esaltare Mancuso, lo stesso Monachello che è stato affiancato a Mancuso, che oggi fa il gioco sporco mantenendo la difesa impegnata su di lui per liberare Mancuso al gol, e lo vediamo che in effetti funziona. Io qualche tempo fa avevo detto, prima che Mancuso fosse impiegato come prima punta, che doveva essere impiegato in quel ruolo, perché aveva dimostrato a San Benedetto di essere efficace. Poi in effetti è successo, e quindi questa squadra funziona, funziona con Bruno, a cui non si chiede di costruire il gioco, ma si chiede di fare un raccordo puntuale tra la difesa e il centrocampo. Poi il gioco lo imposta Memusciai e
per Marras, per Crecco, e i risultati si vedono tutti quanti. Però bisogna dirlo che la vera forza in questo momento del Pescara è anche la difesa. Cioè, sì. La difesa non sbaglia un colpo, Gravillone, che oramai ovviamente calcherà palcoscenici ben più importanti del nostro, l'Inter lo ha comprato per 10 milioni di euro, quindi sappiamo che cosa vuol dire, è versatile, lui pur essendo un centrale di destra, questa volta è stato impiegato a sinistra e ha giocato benissimo. E come diceva Totò, non deve mai calare l'intensità di questa squadra di Battista, perché è una dote che poche formazioni hanno in un campionato poi duro, logorante come quello di Serie B, no? Sicuramente, chiaramente qualche battuta d'arresto in un campionato lungo come quello di Serie B ci può stare, come è successo in qualche partita precedente. Io penso che la squadra abbia comunque tutte le caratteristiche e i requisiti per poter puntare alla vittoria finale, diciamo a raggiungere l'obiettivo della promozione. Chiaramente noi ci auguriamo direttamente, non attraverso i playoff. Però fa bene Pillon in questo momento, step dopo step, no? Sicuramente. Adesso siamo a due terzi dall'inizio della stagione. Penso che bisogna vivere alla giornata come se fosse ogni domenica una partita, una finale. Sicuramente il pubblico, come è successo in passato, in questo momento sarebbe il valore aggiunto e potrebbe darci quella spinta per poter raggiungere l'obiettivo. Insomma. Allora andiamo a sentire Pillon, perché ci dà la possibilità di trattare altri temi. Ecco una breve sintesi dell'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Ma noi giochiamoci dopo partita, senza pensare a cosa succede, cosa non succede. Con grande caparbietà, squadra tosta, aggressiva, non si deve mollare niente. Poi alla fine vedremo quello che succederà. L'importante sarebbe adesso intanto raggiungere l'altro obiettivo, che sono i playoff. Una volta raggiunto quello, poi si vedrà da farsi se saremo più in alto in classifica. Non c'è un po' di rammarico per qualche punto perso per strada, anche scioccamente, anche a Benevento, pur non meritando quel gol nel finale, i due punti persi a Padova nell'andata? No, rammarico c'è sempre nel corso del campionato, dove puoi perdere dei punti, però non bisogna mai guardare indietro, bisogna sempre guardare avanti, cercare di migliorare sempre, di lavorare sul campo, parlare poco, pedalare, e poi se saremo bravi alla fine vedremo cosa succederà. Pilon, se le avessero detto ad agosto che il Pescara il 3 marzo era a 3 punti dal primo posto, lei cosa avrebbe risposto? Avrei messo la firma, sicuramente. Ha visto il presidente Sebastiani prima? Sì, sì, ci siamo salutati, ma non c'è nessun problema. Io non ho nessun problema con nessuno, nel senso che faccio il mio lavoro, cerco di farlo nel miglior modo possibile, alle volte sbaglio anch'io, non sono un mago, non sono nessuno. È scaduto il termine per l'opzione del contratto? Non c'è nessun problema, guarda, il contratto è l'ultimo dei miei pensieri proprio, il pensiero è sul Pescara, sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere, sul lavoro che deve fare, la concentrazione su quello. Quello del contratto proprio non è un problema per me. Allora andiamo per ordine, Ivano. Obiettivo playoff. La classifica è molto corta, è vero, ci sono ancora delle partite da recuperare per alcune formazioni, però ecco, osservandola, ritieni che rispecchi un po' i valori espressi in campo, non alla vigilia, da queste squadre? Sì, io credo che la parte è molto compressa, lo vediamo, è abbastanza compressa, poi ci sono dei recuperi che potrebbero dare un significato diverso. Ecco, questa è aggiornata con il pareggio del Benevento. Per quanto riguarda il Pescara, secondo me il Pescara sta facendo tanto, forse anche di più di quello, non parlo di valore di squadra, ma per quello poi, per come si è evoluto anche il campionato, per il mercato che comunque in cui siamo un po' mancati, perché è evidente che il Pescara al mercato è mancato perché ha perso un giocatore e non l'ha rimpiazzato. E comunque se sì. Quindi il ritorno di Bruno e la partenza di Macin ha penalizzato il Pescara, secondo il tuo punto di vista? Intanto due ruoli diversi, e Bruno sta dimostrando che probabilmente è stato un rientro giusto. È chiaro che però se vuoi rinforzarti e dare un significato ancora migliore a quella che è la tua espressione di gioco, probabilmente sei mancato, perché Macin, al di là di quelle che possono essere valutazioni di ognuno di noi, comunque l'ha preso una squadra di Serie A, e quindi è un giocatore che comunque era un valore.
chiuso il mercato, quindi il mercato è chiuso, sappiamo adesso qual è la squadra che andrà da qui alla fine. Io credo che il Pescara stia facendo tanto, il merito è anche di Pilloni, il merito è della squadra, il merito è di tutte le componenti. Qual è il valore reale di questa squadra? Probabilmente questo, in questo momento. Poi sai, la posizione in classifica... Insomma, se la può giocare. Assolutamente sì, la posizione in classifica non è il valore assoluto sono i punti. La posizione in classifica è anche figlia, sai, di questo campionato che è abbastanza livellato, in alto nessuno scappa, quindi ci sono poi delle altre dinamiche. Però secondo me è una squadra che ci sta benissimo in quella posizione e poi è chiaro che poi sappiamo bene che da qui al secondo posto al primo c'è poco, quindi è veramente molto molto intrigante. Sempre che ti ho chiesto quella riflessione Bruno Macine, perché sai bene che si è parlato tanto anche dell'arrivo di un altro attaccante, poi a Pescara è rimasto Monachello, certo, che doveva essere in, certo, partenza. Non è che molte volte non realizzando un obiettivo ci guadagni? Cioè, ma... lo chiedo un po' a tutti quanti, perché Monachello lo conosciamo con i suoi pregi e i suoi difetti e non sappiamo cosa poteva essere un altro punto. Un altro attaccante probabilmente avrebbe aumentato a livello di gol sicuramente. Non lo sappiamo, però. Diciamo, no, prendendo una... Tutta Pescara dove no, lo dico, poche volte. Prendendo un attaccante che si porta dietro una storia, sì, sì, di, sì, gol, probabilmente avresti pensato a quello. Certo. Però è chiaro che oggi l'equilibrio di squadra che ha raggiunto con Monachello, soprattutto a livello offensivo, è chiaro che si vede, diceva Carlo bene prima, no? C'è un giocatore che fa tanto lavoro sporco, che va a sgomitare, a fare sportellate con gli, certo, attaccanti, e poi c'è Mancuso che fa gol sul secondo palo libero, quindi c'è, sì, una, sì, logica, sì, in tutto questo, assolutamente sì. L'arrivo di Bruno probabilmente, o meglio la partita di ieri di Bruno, ti ha dimostrato che il Pescara può giocare anche con lui in campo, con Brugman che può andare a fare la mezzala, può andare a fare il trequartista, cioè probabilmente questa squadra, proprio perché è assortita, sì, meglio, in questo momento è assortita, certo, ha un esubero di esterni, che però questo esubero è anche figlio di quella che era l'idea di gioco iniziale del 4-3, ma oggi probabilmente abbiamo trovato anche la quadra giusta con questo modulo e con Bruno, che oggi è un valore, perché è evidente che comunque è un giocatore che ha un valore in questo momento, dà la possibilità a Brugman probabilmente di... Vi trovate d'accordo con queste riflessioni sul mercato? Perché fino a 15 giorni fa la maggior parte della critica era rivolta ad un mercato che aveva penalizzato il Pescara. Poi è sempre il campo che ci deve dimostrare le previsioni, giocatori che arrivano con i tempi di inserimento e lasciano... possono lasciare anche dei dubbi, non so se siete d'accordo, De Luca. Io penso che il Pescara dal mercato sicuramente non si è rinforzato, però sì, sicuramente non si è nemmeno indebolito, non penso che si sia indebolito. Poi ci sono in tutte le squadre degli equilibri di spogliatoio che sono importanti. Scusami se ti interrompo, il colpo del mercato qual è stato? Ciciretti ad Ascoli, Ciciretti va in panchina ad Ascoli da 3 partite. Io con una spesa enorme da parte della società. Stavo per dire quello, cioè i giocatori che il Pescara aveva in trattativa, tutto sommato, non si sono mossi dalle squadre, sì, dove erano. Sì. A parte Ciciretti, non so quali altre squadre hanno fatto un acquisto, acquisti importanti. Però voglio dire, di giocatori forti sulla piazza che potevano andare via e che potevano andare a Pescara, non ce n'erano secondo me, quindi se tu devi cambiare e devi investire bene, comprando qualcuno che ti può fare veramente la differenza. E non credo c'erano in giro tutti questi giocatori che a Pescara potevano fare la differenza. Lo stesso Pillon poi non dico che era soddisfatto, ma non era sicuramente urtato dalle mosse di mercato. Da professionista serio intanto ha accettato e ora il campo sta dando ragione anche a lui, no Masci? Ma in questo momento conta più la squadra e il gioco della squadra, credo, rispetto ai singoli uomini. Bisogna riconoscere a Pillon che non è un esteta come lo erano Galeone e Zeman, e in una città come Pescara questo è un limite, visto che noi abbiamo dato i natali a D'Annunzio, però bisogna dire che è un mestierante della Serie B, cioè la conosce perfettamente e lo sta dimostrando per come ha impostato la squadra, cioè sa che in Serie B, che è una specie di purgatorio dove ogni giorno c'è la preghiera da fare, cioè ogni partita devi prendere almeno un punto per andare avanti, cioè lui si rende conto che quando la squadra è in sofferenza non la forza, perché dice è meglio portare a casa un punto piuttosto che perdere, e questo sta dando i suoi frutti e credo che continuerà a darli, perché Pillon sta dimostrando, d'altronde Pillon è quello che il Treviso l'ha portato dalla quarta serie
dalla Serie D, l'ha portato alla Serie B e poi dalla Serie B alla A. Quindi è un allenatore che conosce la squadra, sa come caricarla e oggi lo sta dimostrando. La squadra è ben impostata, gioca bene, ha dei punti di forza. Lo stesso Fiorillo. Fiorillo sta facendo delle cose egregie, ogni partita fa un colpo da maestro ogni partita, sì. E sta dimostrando oggi quello che 10 anni fa si diceva è l'erede di Buffon, poi non lo è stato, però oggi sta dimostrando di avere una grande dignità in mezzo al campo e fa anche dei miracoli, quindi è importante. Poi Antonio Di Battista e poi Antonio De Leonardis, a Pescara abbiamo avuto sempre il problema della difesa, no? Per anni e anni si diceva Pescara subisce troppi gol. Quest'anno, con gli elementi che Pilon sta schierando, davvero è diventata una formazione solida. Ieri maggiormente con la copertura di un elemento come Bruno, ma i singoli elementi rappresentano davvero un pacchetto arretrato di sicuro affidamento. Sicuramente. Io per quanto riguarda il mercato di cui si parlava adesso, non sono d'accordo che a volte cambiare giusto per cambiare può essere. No, ma come dicevi, se arriva alla punta Cioffani dalla Serie A, già certo, stai a un buon livello. Sicuramente la coesione del gruppo, le motivazioni in un campionato di Serie B fanno la differenza, l'organizzazione di gioco. Il Pescara, secondo me, è un giusto mix di esperienza con i vari Campagnaro, Brugman, Bruno, Del Grosso, Balzano. La squadra dell'ultima settimana è un po' anzianotta e di giovani in questo momento forse serve. Sì, però in questo momento a 10 giornate alla fine, mi pare 10, giusto? È importante chiaramente il risultato, non, magari quando sarà il momento, se ci sarà, si darà spazio. Totò, De Leonardis, tu hai visto Galeone ieri in tribuna. Sì, Enrico, Andrea. Buone notizie dall'Ardenza, Livorno in vantaggio con un gran tiro dalla distanza di Diamanti, Livorno 1, Benevento 0, a te. Dicevamo all'inizio che stasera il Benevento rischiava forte al Livorno. Allora, Galeone cosa ha detto ieri? L'ha incontrato all'intervallo? Sì, l'ha incontrato, ovviamente non era, essendo Galeone, non era molto soddisfatto di quello che stava vedendo. Lo diceva pure Carlo Masci, i tempi di Galeone Zeman, sì, no, ma lui però faceva più una riflessione proprio sul calcio italiano, sulla Serie B che è cambiata rispetto ai tempi suoi, nel senso che anche fino agli anni 90 c'erano squadre, tante squadre che giocavano a calcio, adesso giocano più o meno tutto allo stesso modo senza mai brillare. La delusione sua è stata soprattutto sulla Spezia, che insomma è una squadra che stava in notevole crescita. Secondo te ha sbagliato qualcosa Marino ieri, che ha lasciato in panchina Ocherec e Bartolomei? Ma secondo me Bartolomei, ma Ocherec non so, c'era il problema magari che rischiavano una squadra, poi ha giocato, poi però ha giocato, però visto quello che ha reso Ocherec ha sbagliato sicuramente. Così come credo che abbia sbagliato a non schierare Bartolomei, che è centrocampista che gli risolve quasi tutto, perché c'ha tiro da fuori, c'ha passo, ha fatto diversi gol. Io piuttosto volevo tornare un po' un attimo su questa storia del mercato. Voglio dire, quando si è concluso il mercato, sicuramente Bruno credo che fosse il meno considerato, quindi cioè, facciamo questa riflessione. No, non il è più che... criticato. Esatto, no. Esattamente. Dopo dal mercato sono arrivati 5 giocatori. Però ne abbiamo visto solo uno, quindi come facciamo a valutare? Se vogliamo valutare sui nomi, vabbè, possiamo fare quello che vogliamo, questo è il nome, quello è sconosciuto, non certo, lo valuto. Sempre il campo. Però poi, voglio dire, è il campo. A me quello che sorprende è invece che finora solo Bruno abbia trovato spazio, alla fine 6 minuti sottile, poi non lo so, Bettello non l'abbiamo mai visto, Pinto non l'abbiamo visto, Bellini non l'abbiamo mai visto. Che può essere un valore aggiunto. Cioè tu dici possiamo avere altre note positive o negative? Ma può essere anche in positivo, perché se non li conosciamo, non li vediamo, voglio dire, a me, secondo me in questo finale, cioè più allarghi la base per avere soluzioni diverse, io non credo che siano arrivate delle ciofeche, voglio dire, insomma. Quindi, per cui a mio avviso adesso è il momento proprio, sì, è ovvio che l'allenatore punta sempre in una fase decisiva
a bloccare il suo gruppo, però poi le alternative sono importanti, per cui io mi aspetto che possano essere utili anche questi giocatori arrivati dal mercato, perché quando il mercato estivo di Antenucci o di lo stesso Marras, voglio dire, che rinforzo era? Però adesso l'abbiamo visto, per cui ecco, prima dare giudizi sul mercato secondo me è del tutto fuori luogo, così come credo che la partenza di Machin con l'arrivo di Bruno abbia comunque equilibrato un centrocampo che era tanto bello da vedere, che però combinava pochissimo, voglio dire, insomma. Prima Carlo Maci diceva che questo cambio di modulo ha portato dei benefici. Dopo la sconfitta di Benevento già c'erano dei pareri contrari, certo, perché sono sempre i risultati che erroneamente condizionano i giudizi. Chiedo un po' a tutti, secondo voi invece è questo, diciamo, il modulo più adatto in questo momento, perché poi Pilon potrebbe anche cambiare, non lo so, a seconda anche delle partite, è il modulo più adatto anche per le caratteristiche dei giocatori che stanno andando in campo, iniziamo da De Luca, poi Ivano e Di Battista. Io sotto il profilo tecnico forse sono il meno esperto. Vabbè, per giudicare, siamo, posso dire da tifoso, secondo me il Pescara è una buona squadra, può giocare con un 3-5-2 tranquillamente, con un 3-4-1-2, però da quello che si è visto il Pescara ha sbagliato solo quando non è entrato con la mentalità giusta, cioè non è questione di moduli. Sì, secondo me ha sbagliato quando non è entrato in campo determinato, giustamente il presidente l'altra volta giorno lo disse, e alcune partite sono state interpretate male dall'inizio e sono quelle che ha sbagliato il Pescara, quindi non è una questione di moduli, è una questione di mentalità. Quando il Pescara entra con la grinta giusta, la mentalità giusta per vincere e con la giusta determinazione, ha dimostrato che il risultato alla fine riesce a portarla a casa. Quindi l'atteggiamento molte volte può sopperire anche all'aspetto tecnico-tattico? Ivano? Sì, perché poi al di là dei numeri, perché sui numeri poi spesso ci si fa troppa prosa, ma è l'interpretazione e l'atteggiamento quello che conta. Sui numeri, sul discorso tattico, probabilmente il 4-3 che c'era prima aveva evidenziato due difetti, che gli esterni facevano pochi gol, quindi c'era mancanza di gol dell'aspetto della marcatura. E forse anche, sai, oggi Marras è un giocatore che in quella posizione, a parte il lavoro di allungo che fa in fase offensiva, ma è un giocatore che ti permette comunque di avere uno schermo sul metodista. Sai, oggi il calcio è diventato anche abbastanza simile tatticamente, quindi l'equilibrio oggi l'hai raggiunto sia perché hai messo Monachello a fianco a Mancuso, quindi probabilmente hai aumentato la cifra realizzativa del Pescara, non forse con Monachello perché non è uno che fa tanti gol, probabilmente perché hai un po' sgravato e smarcato Mancuso. In effetti mancano un po' i gol di Mars e di Memusciai, perché Monachello a quota 5 potrebbe arrivare 8-9 gol, sì, che sarebbe, diciamo, una cifra. Ma rispetto a quello che fa oggi è importante. E appunto Marras che ti dà quel tipo di equilibrio, anche soprattutto in fase difensiva sul metodista, quindi è anche importante in quella. Comunque è l'atteggiamento quello che determina, sì, un po'. No? Non è il sistema di gioco, secondo me, ma la mentalità. Quello aiuta l'atteggiamento, forse. Sì. Poi in corso d'opera chiaramente puoi cambiare anche atteggiamento, perché a volte il mister cambia anche modulo, può giocare con altri moduli, perché ci sono gli esterni, ci sono le mezze ali, centrocampisti centrali, in difesa la stessa cosa, puoi giocare a 3 oppure puoi giocare a 4, quindi poi sicuramente il mister sa come affrontare i vari impegni. Allora, per chiudere la parete sulla partita di ieri, Totò, no, tu già ti sei espresso tante volte su questo modulo, l'hai inventato tu hai telefonato a Pillone, gli hai detto no, fai no, così. Vabbè, la storia, secondo me, quella di giocare due punti era una cosa così banale, perché non la vedevo, ma solo un cieco non la poteva vedere, che non poteva giocare con un attaccante e due esterni che facevano i terzini più o meno durante la partita. Per cui, cioè, tu dici si è perso tempo lì, sì, si poteva fare prima. L'abbiamo detto più volte, nel effetti, che si è perso tempo. Però, voglio scusami, dire, i risultati arrivavano lo stesso. Sì, sì, arrivavano, però c'è stato un lungo periodo, sì, in cui la squadra non giocava, sì, aveva problemi del gol. A parte la partita di Salerno, prima ci sono state 5-6 giornate di quel livello. Però, voglio dire, io vedendo appunto, oramai penso di conoscere come ragiona Pillon. Lui, voglio dire, lui tutte le partite in corso l'ha sempre cambiata, perché è uno che gioca molto anche sull'avversario, sul momento della partita, eccetera. Per cui se c'è una cosa che gli ho rimproverato, gli rimprovero ancora adesso, è quello magari
di pensare a giocare in maniera diversa anche all'inizio della partita. Faccio un esempio, la partita di Benevento, Pescara se l'è giocata male anche tatticamente, perché con Benevento che giocava in questo 3-5-2, in cui non c'era un regista, abbiamo visto Marras che queste ultime partite con sempre il migliore in campo non ha toccato palla perché era sempre fuori dal gioco e in più rischiava tantissimo sugli esterni. Quando provate a rimediare nel secondo tempo probabilmente poteva giocare la partita in maniera diversa. Che ti devo dire, anche adesso per esempio il Cittadella a me fa paura, soprattutto per dopo ne parliamo, dai. No, per quello che abbiamo visto in riferimento a questo discorso, sì, dopo sì, ne esattamente, perché può essere utile, siccome lui, diversa, lui cioè. non è Pillon, uno che è schematico, vuol dire, anzi è capace di leggere la partita in corso. A mio avviso potrebbe leggerla anche magari prima, qualche volta, cambiando anche l'assetto, proprio perché il modulo non è il principio per cui ti devi per forza fare, certo, in quel modo. Il modulo non è quello che ti fa vincere la partita, è anche l'atteggiamento. Ma non è d'accordo, credo. No, nel senso che a me sembra che questo modulo intanto sia funzionale al gol, cioè Monachello. No, scusa Carlo, io ti ho parlato della partita di Benevento, ma il resto che funziona sulle due punte, vabbè, siamo chiari, che poi vabbè, anche sul discorso di Mancuso che fa spazio a Monachello è l'esatto contrario, perché no, chi fa l'attaccante? No, assolutamente no. Mancuso gioca per sé e per lui, Monachello gioca per vabbè, sé. Però, diciamo, sono che due cose diverse, se vediamo le partite. È apparso un po' egoista ieri Monachello, però a me sembra che fa spesso, mentre Mancuso è perfetto per giocare in quel ruolo come attaccante, come fa la spalla e fa tira, porta la croce e poi tira la cosa. Però noi abbiamo avuto, quando giocava col 4-3-3, Capone e Antonucci che alla fine non hanno fatto neanche un gol. Sì, Capone ha giocato poco perché ha subito. Carlo, scusa, non era un 4-3, è stato sempre un 4-5-1. Quindi vuoi dire, allora, le partite, però, vediamo. Però le due ali che non tirano mai in porta, se non tirano mai in porta, non esistono. Sono impegnate a coprire i due terzini e quindi non erano efficaci nella fase del gol. Non tiravano in porta. Neanche nella fase dell'assist. Non tiravano in porta. Neanche nella fase dell'assist. Così, tutto sommato, la squadra è più equilibrata. Cioè, funziona. Sì, sì, sì. Ma ripeto, siamo andati dall'inizio. Infatti lui ha sposato questo modulo. Sto dicendo dall'inizio, però sì. Non è che prima col 4-3-3 era la squadra più offensiva. Assolutamente no. Questi perché coprivano. Allora, per chiudere la partita di ieri, sì. Raddoppio del Livorno con Gonnelli. Ah, allora, possiamo vedere la classifica giornata perché siamo sul 2-0. Ci piace, è vero ci che piace. Manca così ancora tanto, però questa è una bella notizia perché il Benevento resterebbe fermo a quota 43 e il Livorno uscirebbe dalla zona calda. In questo girone di ritorno il Livorno sembra un'altra squadra con 26 punti. E ieri chi ti è piaciuto di più? Carlo, chiedo un po' a tutti. Allora, un po' difficile. Vabbè, cioè, è difficile dirlo perché ieri la squadra ha funzionato. Vabbè, intanto chi segna c'ha sempre ragione, nel senso che alla fine. Mancuso Crecco, perché non segna più. No, ma allora, Crecco e Memusciai hanno svolto perfettamente il loro ruolo. No? Bruno, la stessa cosa di raccordo tra il centrocampo e la difesa. La difesa, l'ho detto prima, è stata eccezionale. Fiorillo ha parato. Marras. Sì. E Luca? Vabbè, difficile veramente. Certo. Se devo scegliere, sceglierei Fiorillo, forse il portiere, questo è quello più penalizzato della squadra in generale, quindi scelgo Fiorillo. Perché se vieni chiamato raramente e fai un intervento tutta la partita e lo fai bene, hai fatto il 100% del tuo dovere. Ivano? Memusciai Di Battista? Fiorillo. Memusciai in assoluto. No, tra l'altro un piccolo particolare, quando si chiedeva Galeone della squadra dei singoli, e lui ha detto, l'unico giocatore veramente fuori da questa categoria è Memusciai, aveva visto solo il primo tempo. In effetti Memusciai ieri ha fatto una grandissima. Ha tratto benefici dalla presenza di Bruno. Ma secondo me sì, perché lui prima, soprattutto all'inizio con Machin e Brugman, lavorava tantissimo, ovviamente sbagliava più degli altri.
man mano credo che sia cresciuta la condizione, però non è che è sempre un giocatore di 33-34 anni, per cui se adesso viene fuori a fine campionato in questo modo, evidentemente gli giova anche l'assetto tattico della squadra. Un allenatore di Serie A, non faccio il nome per correttezza, disse in estate, quando non c'era ancora Bruno, il miglior centrocampo del Pescara sarebbe Bruno Memusciai. Sono tre elementi, andremo a fare quello, assortiti come caratteristiche, credo che sono perfettamente un centrocampo più equilibrato, perché Bruno dà la possibilità di liberare Memusciai, e chiaramente, ma anche Bruno, voglio dire, se dovesse giocare andiamo a fare un'ossatura già conosciuta, sì, qui a Pescara. Ma secondo me Billon andrà a fare questo tipo di centrocampo, perché secondo me Brugman nel ruolo di trequartista, per il suo modo di vedere il calcio, dovrebbe fare un lavoro molto dispendioso a livello di, dicevo prima, no, di schermo sul cioè, e Bruno probabilmente non ha le caratteristiche, per esempio, che ha Marras, che invece è uno che è abbastanza fastidioso. Allora ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Andrea, ci ricordi il risultato? A che minuto siamo a Livorno? Siamo al 34esimo, Livorno in vantaggio 2-0, reti di Diamanti e Gonnelli, un ottimo Livorno finora, e Benevento in pratica annichilito. A te. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo in studio tra qualche istante. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:42 minuti, Andrea Costantini, novità da Livorno, è finito il primo tempo? No, si sta ancora giocando, mancano 4 minuti, sempre 2-0 per il Livorno. Diamo un aggiornamento uscito poco fa sul sito dello Spezia Calcio circa l'infortunio dell'attaccante Mastinu, che ieri ha lasciato il campo negli ultimi minuti, lasciando dunque anche lo Spezia in 9 uomini dopo anche l'espulsione di Da Cruz, avendo Marino completato le sostituzioni. Purtroppo per lui stagione finita, rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, il giocatore dovrà essere operato e poi andrà incontro ai tempi normali di riabilitazione. Davvero sfortunato Mastino, che rientrava a Pescara dopo un anno per un altro tipo di infortunio. Allora, con Francesco De Luca tra poco faremo anche un po' di revival, con Di Battista parleremo di questa primavera, prima in classifica dopo la vittoria di Ascoli, ma torniamo un attimo alle dichiarazioni di Pillon, perché adesso ci sarà il nuovo tormentone sul rinnovo del contratto, sulle dichiarazioni di Sebastiani. Pillon comunque risponde sempre in maniera esemplare e non c'è nessun tipo di problema, però forse qui a Pescara i problemi ce li vogliamo creare, Ivano, no? Sì, io credo che... Sebastiani penso che qualche messaggio l'abbia lanciato a lui e in generale alla piazza. Non credo che sia l'allenatore suo ideale, perché quando prima di Benevento, dopo Benevento dice avevo chiesto di divertirci, è chiaro che è un segnale abbastanza diretto all'allenatore su quello che è il suo modo di intendere calcio, no? Ne abbiamo parlato, veramente ha anche detto ci siamo difesi troppo, ci siamo difesi troppo, però se poi guardiamo la classifica, quel punto che abbiamo perso a 180 secondi dal 90esimo, oggi ci faceva stare secondo in classifica il Benevento 2 punti dietro, quindi probabilmente aveva ragione Pillon. Poi è chiaro, l'interpretazione iniziale della partita è discutibile, però a quel punto arrivati, quindi se ne parlerà fino a fine campionato. Pillon giustamente ha detto non pensiamo adesso a questo, ma è chiaro che dobbiamo fare i conti con quello che poi sarà il responso finale, perché poi penso che sia determinante anche quello. In questo momento la pilla di Pillone in confronto del presidente non mi sembra al massimo, perché l'ha detto, c'è un rinnovo che non è stato esercitato, un'opzione, ma quello poi è relativo, perché poi è giusto anche in qualsiasi momento. Assolutamente sì, è giusto anche avere le mani libere per poi decidere con calma, no? Perché poi c'è anche un confronto con l'allenatore che ci deve stare per capire poi se. In questo momento, ripeto, non mi sembra che sia al primo posto del gradimento del presidente, però dobbiamo aspettare poi, certo, quello che succede. De Luca dall'esterno, che idea si è fatta? Effettivamente è un gioco delle parti. Pillon sta facendo professionista, come è giusto che sia, sa bene che si gioca le sue carte per il futuro sia a Pescara che non a Pescara, perché facendo bene comunque potrebbe avere aspettative anche... Intanto ha acquisito immagine, cioè, che negli ultimi anni comunque non aveva, diciamo, non aveva più. E vediamo, il campionato che deciderà il futuro della Carlo Masci? Ma io azzardo, penso che Sebastiani abbia già deciso di cambiarlo. Certo avrà problemi nel momento in cui il Pescara dovesse andare in Serie A con Pillon, perché a quel punto... Non credo che cambi un allenatore che vinca il campionato. Perciò, quindi avrà qualche problema. Secondo me l'impressione è che abbia deciso di cambiarlo. De Leonardis? Sì, è legato, credo, alla permanenza, è legata alla promozione, la permanenza di Pillon, altrimenti non mi sono troppi segnali mandati via, anche perché anche questa scadenza che non viene rispettata è ovvio, anche questo è un segnale, perché altrimenti non ci voleva niente, visto che tra l'altro si sentono sempre, si stimano e tutto il resto, dire ok, confermiamo, rifacciamo il contratto. Penso che sia legato al risultato. Sta rispondendo bene però Pillon, non cade nella provocazione, legittima anche da parte dei giornalisti. Perché là non ci vuole niente, voglio dire, a andare in conflitto, come spesso è capitato in passato con qualche altro allenatore. Per cui credo che sia molto legato al risultato. Di Battista non le chiedo di Pillon, le chiedo a voi, Gonzauri, non avete questo tipo di problema. Primi in classifica ci mancherebbe pure. Assolutamente. Parlo della primavera perché è la squadra che attualmente è classifica e la cassa di risonanza è diversa, ma tutto il settore giovanile poi... Complimentarsi con Luciano e col suo staff, perché sta facendo veramente un grande lavoro
fino a questo punto è una stagione superlativa quella della primavera. Basti pensare che oltre ad occupare il primo posto in classifica, tra il girone A e il girone B, la squadra che ha realizzato più reti, ha la miglior differenza reti, ha il capocannoniere della primavera 2, insomma sono numeri che sicuramente attestano. Poi lasciare dietro squadre tipo Lazio che hanno un'organizzazione, certo. Non è che è un campionato con delle formazioni non importanti. Speriamo che si riesca a mantenere questo trend, perché mancano quattro partite, sono quattro partite importantissime in cui bisogna dare il massimo, anche perché chiaramente la Lazio ad un punto. È ovvio che nel settore giovanile sì, contano i risultati, però contano più le valorizzazioni dei giovani. A questo punto però ci tenete anche ad ambire al salto? Sicuramente, perché la Primavera 1 ti dà una visibilità maggiore, un campionato importantissimo, quindi hai la possibilità di mettere in vetrina i tuoi ragazzi, insomma, penso che sia... Ecco. Prima parlavamo di questo campionato Primavera A, dove ci sono squadre davvero attrezzate, quindi il livello è cresciuto negli ultimi anni. È cresciuto a livello tecnico e a livello fisico, sicuramente è un altro campionato. Noi chiaramente, se dovessimo approdare nella Primavera 1, cercheremo di fare il nostro meglio come abbiamo sempre cercato di fare. Negli altri anni molti elementi della Primavera riuscivano a passare in prima squadra, sono stati un po' penalizzati anche dai tanti giovani che ci sono nella rosa di Pillon? Ma innanzitutto penso che sia una rosa ampia, e quindi un ragazzo dalla Primavera penso che sia difficile, a meno che non in momenti magari di infortuni o squalifiche qualche ragazzo può salire in prima squadra. Chiaramente è un percorso, purtroppo in Italia dal campionato primavera sono pochi i giocatori che riescono, soprattutto in Serie A sono pochissimi, uno, due, massimo tre che giocano titolari in una squadra di Serie A. Manca diciamo un paio di anni in cui dovrebbero essere supportati ancora per inserirli in diciamo. Ecco, lei come valuta questo discorso della società che ha fatto arrivare dei prospetti importanti tipo Bettella, Sottil, Capone, Melegoni, Antonucci, vabbè, Del Sole è un prodotto vostro, sono davvero dei prospetti? Lei è anche responsabile dello scouting, quindi ne ha visti tanti. Io penso che sia anche una politica societaria, perché in passato se noi andiamo ad analizzare quello che è successo negli anni scorsi, diversi giocatori, faccio l'esempio di Politano, di Caprari, di Verre, nella speranza di poter, però questo non significa che la società non tiene al proprio settore giovanile. Il presidente è il primo che... No, volevo sapere se sono davvero prospetti interessanti questi che sono arrivati, lo chiedo a lei perché da anni... Stiamo parlando di giocatori che giocano in nazionale nelle varie nazionali giovanili per diversi anni, Melegoni da sempre in nazionale, Capone stesso, Antonucci, poi Bettella. C'è da fare anche un discorso, secondo me, un discorso anche fisico, che a volte ha bisogno ancora un ragazzo di fare qualche anno diciamo di preparazione, di formazione, perché poi l'aspetto fisico è determinante. Cioè, Politano, il primo Politano non era come il Politano di adesso, se lo vedi fisicamente sembra trasformato, certo. Lo costruisci negli anni, non è che... Ma Pescara è una piazza adatta per questi giovani? Lo chiedo anche a De Luca, Ivano, un po' a tutti. Francesco? Intanto io... Perché ricordo anche che Politano e Caprari qui sono stati anche fischiati all'inizio. Caprari soprattutto. Sì. Io intanto mi auguro che il Pescara riesca a vincere questo campionato. Perché a Pescara si potrebbe vedere, oltre alla prima squadra, veramente un altro campionato fantastico. Cioè, chi ama veramente il calcio e il bel gioco, se andasse a vedere le partite della primavera, anche quest'anno, ma a maggior ragione l'anno prossimo, con le squadre che sono
nella primavera A, perché parliamo di squadre Fiorentina, Roma, Juventus, Inter, fortissime, che esprimono già oggi dei calciatori forti che magari purtroppo è una questione numerica. È vero che non arriveranno in Serie A. Cioè in altri paesi giocherebbero. Però in altri paesi giocherebbero tranquillamente, sì, esatto. Quindi sono giovani bravi, formati, e squadre che fanno del gioco del calcio veramente uno spettacolo. Quindi vedere queste squadre a Pescara l'anno prossimo, nella speranza che Pescara riesca a salire, sarebbe veramente... No, tornando a Pescara come piazza, che forse sui giovani non punta molto, non come società, come ambiente. Non lo so, Pescara effettivamente il settore giovanile non è molto molto seguito, purtroppo, forse, non lo so, dico così perché dove gioca il Pescara si trova un pochettino fuori mano, no? Quindi magari andare a Poggio per qualcuno potrebbe non essere pratico, però io penso che il Pescara da qualche anno sta iniziando a puntare molto di più sul settore giovanile. E continuando con questa politica, secondo me anche il pubblico di Pescara si avvicina. Comunque è così un po' dappertutto, perché sì, ho assistito a Milan-Fiorentina un mese fa, c'erano pochissime persone in tribuna, stiamo parlando di Milan e Fiorentina. Ma il mio riferimento era più per la prima squadra, per però, i giovani che approdano in prima squadra. E... Non ci dimentichiamo che Pescara con Zeman ha tirato fuori i tre più forti giocatori che abbiamo mai avuto, insomma... Immobile, Insigne e Verratti. Ma si parla di però, non veniva, però Verratti no, era no, giovanissimo. Lui, non veniva, si parla di settore giovanile. Però lui stava dicendo perché non vengono valorizzati i giovani in Serie A, cioè in Serie A nella prima squadra. Prima squadra. Al di là dei nostri giovani, cioè quelli che passano la primavera alla prima squadra, comunque Pescara non è vero che non ha valorizzato i giovani, anche se provenienti. Sì, io penso che comunque in Italia è un problema di cultura calcistica, perché quando ci sono momenti di difficoltà da un punto di vista economico e magari sei costretto a buttare dentro i giovani, prendiamo come esempio il Milan, secondo me i vari Donnarumma, Calabria, Cutrone nell'era Berlusconi non avrebbero mai giocato. Però nell'era Berlusconi c'erano Collovati, Maldini, che venivano tutti dalle giovanili del Milan, non è che venivano da altre situazioni. Anzi, in quel periodo sono stati valorizzati giovani che poi sono diventati... Diciamo che non si ha la pazienza di aspettarli. Parlo come età, Donnarumma gioca già da 2-3 anni, un 99, Cutrone un 98. Di fenomeni, però. Ma Maldini ha cominciato a giocare in Serie A col Milan a 17 però, anni. Non parlare di fenomeni, fenomeni. Ti faccio un altro esempio allora. Allora, l'esempio vero del calcio italiano è Zaniolo, che l'Inter ha pagato 2 milioni per averlo dall'Empoli. E poi lo regala alla Roma, non gioca, cioè questo è stato 2 anni alla primavera dell'Inter, nessuno l'ha visto che era un fenomeno, no, assolutamente. Cioè, questo è l'esempio di come vengono trattati i giovani. La Serie A, dove stanno i giovani che giocano in Serie A? Perfettamente ragione, ci adesso cominciamo a parlare di Chiesa, perché sta giocando, perché se no fino a un anno fa... Perché uno come Verratti è stato comprato dal Paris Saint Germain e nessuna squadra italiana l'ha comprato. Anche, certo. Questo ce l'hai perciò, ti do ragione. Discorso, che è arrivata l'offerta migliore. Ho capito, ma... Il più emblematico della nazionale che non si è qualificata ai mondiali, vedi come fallimento il calcio in Italia negli ultimi anni. Il problema è il calcio italiano, è quello. Da questi ragazzi non ti aspettavi qualcosa in più, ad esempio da Antonucci, da non so, da altri. Guarda, la partenza di Antonucci, la partenza anche di, insomma, dei giovani che sono arrivati in Melegoni era stata molto confortante. Poi è chiaro che non so se la loro età, il fatto che poi Pillon è uno molto pratico, e chiaramente ne parlavamo prima, è uno che dà sicuramente un po' di priorità a quelle che sono le sue certezze anche a livello di giocatori, li abbia un po' fatti glissare. La cosa che mi viene da sottolineare in questo momento è che se facciamo un excursus negli anni passati, dove comunque si è anno per anno fino a quest'anno, e parlo in questo caso di Gravillon, abbiamo preso giocatori, in qualche modo presi, fatti giocare, valorizzati e venduti, l'anno prossimo vedo un tappo, cioè vedo che comunque tutto questo diciamo business tra virgolette è finito, perché se tu pensi alla squadra di proprietà del Pescara in questo momento è fatta per il 90% di giocatori anziani di proprietà,
perché chiaramente tu perderai Melegoni, perderai Capone, perderai Monachello, perderai tutti i giocatori in prestito, perderai Sottil, non perderai Bettella perché il prestito è biennale ma comunque non è tuo. Del Sole comunque un giocatore su cui il Pescara ha solo la, diciamo, la, l'eventuale 50% di rivendita. Se guardo, Canute del Pescara. Ecco, l'unico giocatore che io non so se abbia tutto questo mercato, come dice il presidente, ma lui dice di sì, è Elizalde, che però rispetto a quello che si è un po' dipinto è un giocatore ancora un oggetto misterioso. Non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto. No, non l'abbiamo, diciamo che non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto cioè, perché punto interrogativo. Non sappiamo. Però va a giocare con la nazionale, va a giocare, che ne so. Vabbè, la nazionale non ha mai giocato. Ma si è infortunato, no, Elizalde, avete notizie? Sì, si è fatto male. Sì, sì. Ma non è un infortunio serio, no? Questo non lo so, però dove ci auguriamo che comunque vedo un attimino chiaramente si è bloccato questo tipo di innesco virtuoso, perché poi è un innesco assolutamente virtuoso di cui dare merito, però vedo una squadra in questo momento che è abbastanza, dal punto di vista proprio di cartellini, anziana. Quindi allora penso anche al discorso, e mi ricollego al fatto, sì, di Pillone Sebastiani. Anche questo probabilmente a Sebastiani non piace di Pillon, perché se il suo modo di fare calcio, che probabilmente è anche giusto. C'è stata momento, carente la valorizzazione? Sì, probabilmente, ma anche i giocatori presi dalle squadre tipo Atalanta, tipo Fiorentina che abbiamo preso, dove c'è comunque un prevalorizzazione di, sì, base, perché se uno prende un giocatore in prestito, se non c'è nemmeno il prevalorizzazione, probabilmente stiamo parlando del nulla. Quindi non c'è stato questo seguito. È chiaro che oggi quel tipo di calcio Pillon non te lo permette di fare, quel tipo di situazione, e quindi probabilmente è anche una cosa che lui non piace, così come nella primavera non entra nessuno. Anche questo probabilmente è un aspetto che va contro Pillon, rispetto, non contro Pillon, contro il suo, sì, ho capito. Rispetto a quello che può essere il rapporto tra Sebastiano e Pillon. E secondo voi Pillon perché ha agito in questa maniera, Totò? No, lui si è fidato, cioè lui è un allenatore molto pratico, si è fidato soprattutto di giocatori d'esperienza, ha trovato tra l'altro un modulo che non aveva mai fatto in passato, però è andato avanti con quel tipo di modulo, puntando soprattutto, cioè l'unico giocatore che lui ha voluto è Maras, che conosceva, diciamo medio giovane, diciamo, perché 24-25 anni, però per il resto, soprattutto dopo le ultime sconfitte, l'inizio del girone di ritorno piuttosto negativo, se più anziani, cioè ha bloccato la squadra sui giocatori di maggiore esperienza, quindi abbiamo visto insieme Campagnaro e Scognamiglio, abbiamo visto Bruno, abbiamo visto Memusciai, cioè l'ossatura della squadra adesso è la squadra più giovane, è diventata forse la squadra più anziana adesso, esatto, Pescara. Sì, all'inizio era una delle squadre, sì, più, esatto, giovani, adesso è la squadra più anziana sicuramente, insomma, ecco. Ieri soprattutto credo che forse era la squadra più anziana. Ma è una scelta tecnica che è anche comprensibile, nel però senso se arrivano i risultati, lui, voglio dire, siccome lui punta molto su, perché non credo che non abbia ambizioni Pillon, se la vuole giocare con le sue idee, cioè questo è quello che ci sta facendo capire. Non abbiamo parlato per niente di Scognamiglio, è il giocatore più in forma in questo momento, è più forte, non sbaglia una chiusura, mentre Gravillon e Campagnaro ottimi tutte e due a Foggia, no, Campagnaro e Rorino hanno sbagliato le chiusure, Scognamiglio sbaglia la chiusura, bisogna riconoscere, insomma, l'esperienza alla fine, l'esperienza paga, insomma, ragazzi, purtroppo vi dovete arrendere, l'esperienza anche nella carriera di Francesco De Luca, l'esperienza è stata fondamentale, dal giovanile ai preliminari di Champions. Il passo è stato breve? No, il passo è stato lungo e faticoso, però effettivamente una delle poche cose che ho capito, perché poi nel calcio non si finisce mai di imparare, è che veramente l'esperienza è fondamentale, cioè banale, banalissima come dichiarazione, ma è veramente la verità, l'essenza. Io me ne sono accorto sulla mia pelle col passare degli anni, ma io penso che anche il Pescara, voglio dire il presidente stesso, nel corso degli anni come società sta facendo vedere che è diventato più esperto, perché gli errori fatti qualche anno fa con dei giocatori strapagati, no? Perché Pescara per accontentare qualcuno, non lo so per quale motivo, però ha comprato dei giocatori pagandoli molto,
ma forse ottenendo veramente poco, sì. Mentre invece abbiamo ottenuto spesso tanto da giocatori che non si conoscevano. Io penso che alla fine nulla arriva per caso, perché tu per caso puoi vincere un campionato, una partita, però se in questi 10 anni sono usciti tanti giocatori arrivati a Pescara che nessuno conosceva e poi sono diventati fenomeni, no? Da Verratti alla Padula, ma a tanti altri, bravo, quindi un motivo ci sarà. E l'esperienza è importante. Francesco, quanto ti manca il campo? Più di 150 partite in Serie A, quindi palcoscenici prestigiosi, ricordi stupendi. Ma il campo mi manca tantissimo, perché voglio dire, chi ha vissuto certe esperienze sa che poi non ci sono altre cose che ti possono dare l'adrenalina e l'emozione che ti dava entrare in campo. Quindi posso fare una domanda? Come? Ti sarebbe piaciuto provare il VAR? come l'avresti? No, rispondi senza. Ma allora, guarda, il discorso del VAR è perché una delle domande che mi è sempre stata fatta da anni, certo, era perché gli arbitri non vogliono il VAR, non vogliono la moviola, non vogliono i mezzi tecnologici. E questa è una è una cosa assolutamente falsa, non vera, cioè gli arbitri non sono mai stati contro la moviola. Cioè, il presidente diceva esatto il contrario, ti ricordi? Ma ti spiego, mai voluto, ma qualunque cosa diceva il presidente era una sua opinione, che sua non opinione. Contava e non conta nulla, perché al mondo c'è un'istituzione che si chiama IFAB, che detiene il gioco del calcio perché è sua e dell'IFAB, e ha dato ad ogni nazione la possibilità di giocare a calcio. In Italia giochi al calcio, ti chiami FGC, in Spagna ti chiami Liga e giochi al calcio, in Inghilterra ti chiami Premier e giochi al calcio, però il gioco del calcio è mio, è l'IFAB che comanda e decide quali possono essere le regole che vengono applicate. E se non ci fosse stato il fallo di mani di Henry in quel famoso Francia-Irlanda, molto probabilmente il VAR non ci sarebbe stato nemmeno oggi, perché l'IFAB non avrebbe mai approvato questa, perché quello che succedeva in Italia, quindi le polemiche che succedevano in Italia per ogni episodio, era un problema. Quando sono andato all'estero, no, parlavo con altri, ma era un problema nostro, di nazione, sì, d'Italia, cioè in Inghilterra o in Germania. Tant'è vero che fa discutere parecchio anche il VAR, voglio dire, in Italia. Ma il VAR, perché tutto è relativo, anche il VAR purtroppo è... Le prime discussioni si hanno se si dice il VAR o la VAR, come il TAP o la TAP. Da lì si comincia. Già quello è un problema. Poi è un acronimo, quindi secondo me... A Reggio Emilia il giorno dell'addio cosa hai pensato, a parte portare tuo figlio in braccio? Ho pensato che stava finendo un'esperienza che è bellissima e che molto probabilmente non ci sarebbero state altre cose che mi avrebbero dato quello che ho avuto in campo. È inutile a negare l'evidenza. Sicuramente magari una nella vita può ambire, io tuttora ambisco ad avere altre soddisfazioni, come è giusto che sia, però quello che il calcio ti può dare, solo chi ha vissuto certe esperienze, certe emozioni, voglio dire, entrare, che poi purtroppo, per assurdo, quello che era il campo veramente è un'emozione. Eccolo qui l'immagine. Sì, questa è con mio figlio, l'ultima Sassuolo-Inter. Quello che ti dà il campo purtroppo è un'emozione che talmente la concentrazione e l'impegno che metti in quei 90 minuti che poi dimentichi, no? Quindi proprio la partita stessa è quello che dimentichi prima. Però l'emozione che ti rimane è il prima, è la preparazione alla gara, è il... Senti, questa domanda forse te l'avranno fatta in tanti. Era Inzaghi il giocatore che ti metteva più in difficoltà? Perché però c'era anche Higuain. C'era, sì. Segnalare un fuorigioco a Higuain. Diciamo che Inzaghi era il primo re. Inzaghi era un fenomeno. Era un fenomeno nella sua semplicità, perché Inzaghi non è stato mai il giocatore che ti saltava l'uomo. Cioè, prima ha fatto gol, per esempio, Diamanti a Livorno. Cioè, Diamanti è un giocatore spettacolare, con dei piedi fantastici. Io ho visto giocatori Diamanti, Cassano, che magari sono stati anche hanno fatto una carriera limitata, non all'altezza delle loro capacità. Esattamente. Inzaghi nel suo piccolo sapeva sempre qual era il posto giusto al momento. Viveva di quel movimento, viveva di quello, viveva dell'errore, viveva dell'errore dell'avversario che puntualmente prima o poi arrivava. Esatto, quindi non è... No, parlava di fuorigiochi, in area di rigore era simile a Gerd Müller. No, la curiosità che ho sempre avuto nei confronti degli arbitri, in questo caso io, Francesco, era un assistente. La, è più difficile fare la gestione della consapevolezza dell'errore, cioè quando Francesco si è accorto di aver fatto un errore, come da lì in poi gestiva
la sua emozione, cioè lì è complicato probabilmente mantenere un certo equilibrio sapendo che ho fatto un errore, quindi ti sei accorto che ti sarà capitato sicuramente. Sì, ma sicuramente è capitato, però effettivamente lì non hai la possibilità di pensare troppo, cioè l'errore quando l'hai assimilato, dopo qualche secondo devi aver dimenticato e andare avanti, perché rischi solamente di farne altri, così come un giocatore che sbaglia un rigore non può stare a pensare. È successo ad Abisso, diciamo. È successo non solo ad Abisso. Abisso a Firenze. Il tuo modello era Collina? Io ho avuto la fortuna di avere Collina come organo tecnico, come capo per 3 anni. Noi ogni 20 giorni facevamo i raduni a Coverciano, quindi facevamo 10-11 raduni l'anno, più i raduni pre-campionato. Io con 50-60 riunioni di Collina non sono mai uscito una volta da una riunione di Collina che duravano anche ore deluso, perché era uno che ogni riunione ti riusciva a dare qualcosa in più e ti dava qualcosa che altri non davano. Sì, senti, tu sei stato il fiore all'occhiello della sezione AIA di Pescara, ora in Abruzzo chi vedi come prospetto interessante? Ma a Pescara abbiamo un ragazzo che attualmente fa la Serie C. Non solo Pescara, diciamo in Abruzzo, perché sì, diciamo che in Abruzzo io dico a Pescara, sì, perché okay. Pescara attualmente proprio a livello abruzzese è un ragazzo che fa la Serie C, che ha tantissimo a livello scaramantico, non voglio esprimermi oltre il dovuto, però si chiama Giacomo Camplone e tra qualche mese ne riparleremo, perché è un ragazzo intelligente, bravo, sta facendo un campionato di Serie C eccellente. Ne sentiremo parlare. Secondo me sì. Allora facciamo a fine anno, un in bocca al lupo a Camplone. Giacomo Camplone. Giacomo Camplone, sì. Giacomo ce ricorderemo. Giacomo. Guarda, già domani si può vedere, perché va a fare una partita importante, Cuneo. Lumezzani mi sembra, partita che un recupero no, di campionato, una ripetizione. Io Ivano, so cosa vuoi chiedere tu a De Luca, lo anticipo, perché gli arbitri sono anche tifosi delle squadre e in quel momento però dimenticano tutto, arbitri e assistenti, ci mancherebbe. Vabbè, io sono tifosissimo del Pescara, e simpatizzante della Roma, però effettivamente in campo, che se ne dica, della Roma, perché Giuseppe Di Francesco, no, da sempre perché è sempre stata una squadra che mi è piaciuta come calore del pubblico, mi è sempre piaciuta come squadra, però voglio dire, in campo veramente siamo tifosi di noi stessi. Allora Andrea, novità da Livorno, andiamo in pubblicità, no, e poi non ve ne sono, Enrico, si gioca da 6 minuti nel corso della ripresa, sempre 2-0, Benevento che ha inserito Ricci al posto di Buonaiuto, che si sta riversando in attacco, ma per il momento il punteggio è di 2-0 per il Livorno. Bene, secondo stacco pubblicitario e poi ultima fase della trasmissione, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ultimo quarto d'ora di trasmissione. Prima di parlare di Cittadella Pescara vorrei tornare da Antonio Di Battista, perché abbiamo parlato della primavera che sta riscuotendo notevole successo, ma anche le altre squadre stanno avendo buoni risultati. Insomma, quest'anno è stata una stagione positiva. Sì, un settore giovanile che gode di buona salute, è un buon momento. L'Under 17 purtroppo ha avuto diversi infortuni durante la stagione, in questo momento è ancora in lotta per accedere ai play-off, sarà difficile però. Per noi non sono importanti i risultati, è più importante la formazione. La primavera sì, la formazione, la primavera sì, chiaramente la primavera, perché andare in primavera 1 ci dobbiamo provare in tutti i modi. È importante più la formazione del giovane calciatore, però tutte le squadre si stanno comportando bene, addirittura abbiamo una squadra 2005 che non ha perso in un campionato di 2004, non hanno ancora perso una partita, ma è un buon gruppo, insomma, dai, ci sono ragazzi promettenti in tutte le fasce di età. Possiamo fare qualche nome di prospetto? Lo so che voi dite sempre. Io lì faccio sicuramente faccio fatica, scoprire perché le carte, ma tanti, ma più che scoprire le carte, fare una graduatoria di merito in uno sport di squadra. Almeno Borelli, se è un giocatore. Borelli l'ho già detto, perché è capocannoniere. Deve essere già pronto. Io sono del parere che i ragazzi della primavera hanno bisogno comunque cioè ci deve essere un progetto su un ragazzo. Bisogna poi perseguirlo. Prendiamo ad esempio Audero. Audero l'anno scorso ha giocato titolare a Venezia. Chiaramente con una valorizzazione si ritrova adesso a giocare in Serie A. Magari se non fosse andato a Venezia con una valorizzazione dietro sarebbe stato tutto più difficile, probabilmente avrebbe giocato di meno, ma come Audero ce ne sono tanti di ragazzi. E qui poi c'è il discorso della seconda squadra, negli altri paesi ci sono le seconde squadre, cioè è un
discorso ampio e lungo che in questa sede chiaramente... Verrà rinnovato secondo Di Battista il discorso delle seconde squadre dove ha aderito solo la Juventus quest'anno? Questo non lo so, perché nel progetto c'è anche un campionato di Under 18, vorrebbero tornare al format precedente di far giocare più ragazzi, ad esempio i fuori quota sono 3, sì. Quest'anno vorrebbero tornare a metterne di più. In quel caso secondo me si dovrebbe fare il campionato. Comunque non è stato ancora deciso nulla. Una domanda a volo: la primavera, la promozione, basta il primo posto? Il primo posto per andare direttamente in primavera 1, altrimenti playoff. Sì. Playoff tra quante squadre? 4 squadre del girone A e 4 squadre del girone B, poi passa una. Una sola. Partita secca in casa della adesso squadra migliore classificata. Quante partite? 4 ancora. 4 partite. Giocare, però c'è il torneo di Viareggio. Abbiamo il Crotone, poi c'è la sosta per il torneo di Viareggio, e poi andiamo a Livorno, poi giochiamo in casa col Perugia e poi a Foggia l'ultima partita. Facciamo in bocca al lupo a Luciano Zauri e alla sua squadra. Cittadella Pescara, allora Carlo Macci, non so chi di voi prima della trasmissione ha detto questa è la partita che può indirizzare l'obiettivo del Pescara, cioè sui playoff dovremmo, usiamo sempre il condizionale, avere grossi problemi nel raggiungerlo. Certo conta la posizione nella griglia, però visti anche i risultati che si stanno sviluppando nelle ultime settimane, bisogna provarci, no? Ma intanto il dubbio è come sarà il rombo di centrocampo, perché Marras è squalificato. Quindi con chi Pillon sostituirà Marras? Adesso ce l'ho dirà Totò. Io mi permetto di dire la mia idea: Memusciai al posto di Marras, con Melengoni e Crecco e Brugman se gioca, se no Brugman. E allora Bruno. Brugman salterà le prossime due partite e quindi rientrerà. E quindi dopo la così, perché non vedo altre soluzioni, e credo che Memusciai può svolgere tranquillamente il ruolo che ieri ha svolto Marras con la stessa efficacia, perché anche lui è un centrocampista di movimento che sa giocare la palla, che lancia Mancuso, quindi mi sembra che sia in questo caso Totò che prevede. Io prima accennavo alla partita d'andata, che è stata la partita peggiore che ha fatto il Pescara con Cittadella. La prima sconfitta interna. Esatto, ma non ha giocato. Quindi quel giorno Rastelli fece un 4-4-2 che ci ha messo in notevole difficoltà. Ora, non sarebbe sbagliato, secondo me, viste le assenze, voglio dire, soprattutto di Brugman e anche di Marras, voglio dire, che possa anche cambiare modulo e magari mettersi a specchio con la squadra avversaria. Altra soluzione potrebbe essere, secondo me, Bruno davanti alla difesa, 4-1-3-2, rinunciare per questa partita a questo rifinitore anomalo, perché Marras non è un rifinitore vero e proprio, per cui con le sue caratteristiche Pescara non ne ha di altre, per cui potrebbe ipotizzare con 4-1-3-2 con Bruno dietro i 3 centrocampisti e le 2 punte sempre, insomma. Luca, rivedendo la classifica, la vediamo più spesso perché è molto bella, soprattutto alla luce del risultato che sta arrivando da Livorno. Sì, l'obiettivo è il playoff, però sappiamo tutti che le distanze sono ridottissime, dal primo posto addirittura, perché non c'è una corazzata quest'anno, quindi ci si può puntare davvero. Ma io direi che attualmente possiamo, anzi dobbiamo puntare alla promozione diretta. Perché i playoff sono lì alla portata, ma è alla portata anche il secondo posto. Diciamo che il campionato di Serie B è un campionato strano. Il Cittadella è fuori dai playoff attualmente. La prima squadra fuori dai playoff. Rivediamolo un attimo, Maurizio, perché è a 36 punti, credo. Sì. Sì, effettivamente la partita d'andata col Cittadella, veramente abbiamo giocato una partita non all'altezza. Il Cittadella qui ha fatto un figurone. Secondo me, se andiamo ad affrontare il Cittadella bene
e usciamo con un risultato positivo, è un grosso stimolo per il Pescara. Prima diciamo conta l'atteggiamento anche di andarsela a giocare la partita, no? Assolutamente sì, perché abbiamo la possibilità di andarcela a giocare, dobbiamo andare lì per giocarci a cercare di vincere la partita. Se riuscissimo a vincere a Cittadella ci sono... Ecco Ivano, la sconfitta di Benevento secondo te può aver insegnato qualcosa alla squadra, al tecnico? Sì, sconfitta che ne parlavamo prima, guardarla oggi di quel pareggio sarebbe stato assolutamente fondamentale. Cittadella è una squadra che probabilmente se la aggredisci prima che ti aggredisce lei è la cosa migliore, perché qui in casa ci hanno surclassato soprattutto dal punto di vista del ritmo, dell'aggressione, quindi il Pescara deve comunque avere questo tipo di atteggiamento, quindi non passivo come abbiamo avuto a Benevento, ma sicuramente propositivo. Ripeto, da un punto di vista proprio di dinamico più che a livello offensivo. Andiamo chiaramente con due assenze. Voglio chiederti, in queste ultime 10 giornate, anche con la previsione dei play-off, conviene avere sempre questo atteggiamento, parlo in trasferta, di aspettare e poi essere cinici? Enrico, il campionato ha detto che un po' più no, il problema è che il campionato ha detto che anche quei punti che a cui non dai significato, quel singolo punto a cui non dai significato, alla lunga può essere determinante, perché oggi dice questo il campionato, la classifica compressa, nessuna scappa, quindi il punto è importante. A Cittadella probabilmente non è quello l'atteggiamento da avere, secondo me, perché è una squadra particolare, che gioca un calcio particolare, quindi secondo me non bisogna essere passivi e quindi speculare su quello che può essere il risultato. Proprio per le caratteristiche di squadra che noi la conosciamo, ci ha fatto molto male spesso il Cittadella, sia in casa che fuori. Quindi è chiaro, giocheremo. Una scuola di pensiero particolare quella del Cittadella, negli anni da Foscarini. Assolutamente, hanno una linea comune tutti gli allenatori. È chiaro che c'è un problema di formazione, e qui è anche un problema tattico, perché manca Marras e manca Brugman. Se per Brugman il sostituto l'abbiamo già visto. Oggi abbiamo visto ieri, su Marras è chiaro, bisogna fare poi delle valutazioni diverse. Potrebbe giocare Sottil, che Pilone ha provato spesso in quel ruolo, però sai, far giocare un giocatore che ha fatto pochi minuti è sempre un azzardo. Puoi cambiare modulo, fare qualcosa di diverso, ma questo aspetta il mister. Di Battista, che partita prevede al Tombolato? Allora, innanzitutto secondo me il mister non cambierà la sua filosofia di gioco, perché se siamo terzi in classifica, con quella mentalità continuerà su quella strada. Chiaramente, per quanto riguarda l'assenza di Marras, condivido pienamente l'analisi di Totò. Potrebbe anche cambiare modulo, giocare a specchio, addirittura giocare con Bruno davanti alla difesa e magari un centrocampista non dalle caratteristiche spiccatamente offensive. Comunque, a prescindere dal modulo, Bruno dovrebbe essere confermato anche per l'assenza di Brugman. Quindi sicuramente una pedina che dà equilibrio al reparto di centrocampo, una pedina importante. Siete d'accordo che potrebbe essere quell'arma in più al centrocampo per questo finale di campionato? Non si è nemmeno stancato tanto, no, Bruno, durante la stagione, perché non ha giocato tantissimo. Per le caratteristiche che ha, secondo me è un giocatore molto importante. Non per il valore assoluto, perché Bruno non è un fenomeno, nemmeno un giocatore scarso, è un buon giocatore che per caratteristiche proprio sue, in rispetto anche in relazione a quelle che sono le caratteristiche degli altri due mezzali, secondo me può essere molto importante. Totò, Cittadella? Cittadella, come credo adesso, sono 10 partite, secondo me Pescara deve partire dall'idea che... Cioè è presto per definirla? No, nel senso, l'atteggiamento deve essere quello di che tu comunque puoi fare anche 30 punti, insomma, cioè sì, giocartela partita per partita, però tenendo conto sia della tua forza, delle tue debolezze, ma anche di quello che è l'avversario, cioè giocartela bene, anche... Voglio dire, se ripete il primo tempo di Benevento, Pescara non va da nessuna parte, pure a Cittadella, pure contro il Cittadella. Quindi di avere la capacità, Pillone e i giocatori, anche di interpretare nella maniera giusta la partita. Non è un problema di una punta in più, una punta in meno, è proprio dell'atteggiamento, della compattezza della squadra che cioè, è capace... Cioè ti fa paura l'eventuale paura? Come? Ti fa paura l'eventuale paura? Sì, la paura, voglio dire, guarda, te l'ho detto, secondo me era sbagliato proprio l'atteggiamento tattico del Pescara contro il Benevento. Probabilmente il Benevento ci aveva studiato, ti faccio un esempio, loro a Benevento hanno rinunciato a Viola, che è il loro regista,
guarda caso Viola l'ha messo in campo nel momento in cui è uscito, certo, Marras, quindi è chiaro che ti ha studiato pure l'avversario. Quindi siccome sotto questo aspetto mi sembra che Pillone sia molto bravo, il corso d'opera, sembra, questo lo sto ripetendo da tempo, a interpretare la gara anche in base a quello che ti può fare l'avversario, io spero che appunto se la giochi nella maniera giusta fin dall'inizio, insomma. Ed è una partita che può definitivamente, in caso di risultato positivo, far scoccare quella scintilla, non dico di... Ci siamo, sì, dai, la scintilla oramai è pronta. Sì. Eh? È già scoccata. Perché poi si rigioca, purtroppo, sempre alle ore 21, venerdì con il Cosenza, poi con il Palermo, però andiamo incontro anche alla stagione calda. Assolutamente, non ci sono sì, più alibi, poi, no? Assolutamente, in questo periodo poi... si accende questo spirito forte della pescaresità. Se arrivano i risultati, sì, vedremo lo stadio abbastanza sì, pieno sì, col Palermo. Perciò, perciò il titolare del bar del mercato diceva: pensate agli abbonati che sono sempre venuti. No, però se c'è la promozione diretta si frega. Sì, e quindi sarà una primavera interessante per pescare anche per altri motivi. Speriamo. Voi vi state preparando per il palazzo Beh, di città. Speriamo che cambino molte cose. Sarà ancora la tattica adesso. Un'arma in più che di cui non modulo, Masci, no? No, di cui non abbiamo parlato, i calci da fermo. Pescara in quest'anno sta dando ottime risposte sui calci da fermo. E segnare su un calcio da fermo alla fine ti porta a superare delle difficoltà, no, che ci sono sempre. Punizione questa... diretta, no, poco, perché punizione calci da fermo diretta. No, non diretta, insomma, sì, sul sì, modulo che evidentemente però anche funziona. Diretta servirebbe, non so. Un calci da fermo. Una di più, no, una di meno. Comunque questa esperienza da team manager può aprire un nuovo scenario nel mondo del calcio? Ma intanto è stata un'esperienza interessante perché vedere un attimino il calcio sotto altri occhi è stato interessante, è stata una bella esperienza. Francavilla con una società, con il presidente Candeloro, con ambizioni importanti, quindi è stata una bella esperienza. Mi piacerebbe continuare a fare qualcosa nel mondo del calcio perché il calcio è la mia passione. Ho fatto l'arbitro perché non ero bravo da calciatore, ma la passione era per il calcio, non era per la figura arbitrale, quindi non mi dispiacerebbe tornare nel se calcio. Se dovesse arrivare una proposta da, non so, direttore sportivo, lascerebbe anche la carriera di arbitratore? No, direttore sportivo, diciamo che... Non so, direttore sportivo, manager, Già ti immagino come dirigente della squadra, assolutamente ci potrei pensare. Mi piacerebbe la possibilità molto di scegliere. Sì, assolutamente sì, magari. Ivano, col tuo giornale Tutto Sport siete sempre puntuali, però grazie. Serie A per sarebbe è bella sempre, è no? Bella per tutti, no? Nonostante qualcuno dica ma che ci andiamo a fare? Beh, adesso abbiamo alle spalle due belle palestre, chiamiamolo così, due belle palestre fatte. Credo che se ci si arrivasse la terza ci sarebbe comunque, sappiamo quello che non dobbiamo fare, quello è certo, è quello che probabilmente si è sbagliato. Di Battista invece in prospettiva cambierà il suo ruolo oppure si andrà avanti in base alle esigenze societarie? Questo non lo so, io sono 20 anni che sono a Pescara Calcio, quindi sono già 20 anni? 20 anni, dal 98. Allora, altre 20 si possono fare. Poi bisogna vedere cosa... Cosa dice in mente la società, cosa il presidente, cosa ha in mente di fare? Chiaramente prima deve decidere la situazione di Pillon, poi secondo me dobbiamo pensare giornata per giornata a fare il risultato sempre, essere consapevoli della forza che abbiamo, che secondo me non è poca. Perché lei è contento di restare, però. Io sono contento, certo, di restare. Bene, Andrea, non riusciamo a dare il finale di Livorno perché la partita... No, ma il Livorno tiene, il Benevento spinge, ma il Livorno tiene, non ha concesso tanto. Ora è entrato Armenteros al posto di Insigne nel Benevento, sono cambiate due punte delle tre del Livorno perché sono usciti Diamanti e Rajcevic, sono entrati Dumitru e Giannetti, però siamo al minuto 73, anzi 74, e il Livorno è sempre avanti 2-0. Mi dicevi prima della trasmissione che c'erano delle notizie da Cittadella per gli squalificati, una notizia che riguarda anche Luca Leone, il direttore, ex direttore sportivo del Pescara.
sì, per quanto riguarda il Cittadella, Frare e Settembrini saranno squalificati, tornerà a disposizione l'alto difensore centrale Drudi, mentre andranno valutate le condizioni di Ghiringhelli e Pasa a partire da domani, quando il Cittadella riprenderà gli allenamenti. Per quanto riguarda il fronte Serie C, Luca Leone, la sua esperienza non sta andando bene, perché la Ternana è praticamente crollata in concomitanza con il mercato di gennaio, ed è fortemente criticato l'operato di Luca Leone, che dunque viene messo in discussione, ma al momento non ci sono notizie ufficiali che riguardino l'ex DS del Pescara. Chiudo dicendo che c'è la prevendita per i biglietti per i tifosi del Pescara, per Cittadella Pescara, 14 euro il prezzo, però prevendita fino a venerdì alle ore 19. A te. Grazie Andrea. Grazie a Carlo Masci, grazie a Francesco De Luca, grazie a Ivano Di Sciascia, ad Antonio Di Battista e Antonio De Leonardis. Ci rivedremo lunedì prossimo. Ringrazio Loris Bennato, la GT Fotovideo alle telecamere, Stefano Recanati in redazione e Maurizio Dagui in regia. Ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.